inventarmi qualcosa da mettere come sottofondo quando si parla all'inizio un po' delle news. Almeno finché non mi viene voglia di fare dei video in differita e montarli. Con eventualmente anche degli intermezzi stile radio o delle sovraimpressioni con le copertine, eccetera. Senza calza poi. Vabbè, credo anche che andrebbero senza calza, ma io non sono proprio un esperto di moto. Allora, beh, partiamo con le news un po' raccolte durante la settimana. Poi alcune magari sono anche news non freschissime, magari sono anche risalenti a qualche giorno prima. Però diciamo questo è un po' l'ordine. Queste sono un po' le news che ho raccolto in settimana e che mi sembrano le più recenti. Allora, partiamo da un'etichetta italiana che è la The Spice the Sun di Roma. A un gruppo che hanno prodotto qualche tempo fa, i Serpent Ritual, un gruppo sempre della zona, sempre romano, gruppo interessante, death metal vecchia scuola, primi 90, si può dire, diciamo più stampo americano che non brutalloso, diciamo più lo stampo, diciamo Incubus Florida, cose così. Sta per uscire il vinile, sarà una collaborazione con le altre etichette e vinile che va preso secondo me perché forse una delle cose più interessanti a livello italiano uscite di recente, o almeno sicuramente nel 2018. C'è poco da dire, ascoltate il gruppo, mi sembra che al giorno d'oggi sia un po' ridondante mettersi lì a parlare di qualcosa che uno semplicemente può andare ad ascoltarsi. A me sembra un gruppo interessante. Sicuramente vale la pena, anche la copertina è bella, quindi va preso. Passando a un'altra cosa, una news invece che riguarda ovviamente un'etichetta più importante, è un gruppo che poi non conoscevo, poi non ho trovato grandi informazioni su internet. Questi Angerot, gruppo del South Dakota, americani. Hanno fatto uscire adesso un video preview su No Clean Singing, che forse è uno delle webzine peggio, meno peggio, insomma, che sono attualmente attive in circolazione. E hanno fatto questo video premiere dove canta LG Petrov e canta un po' vecchia scuola, non quella sorta di modo di abbaiare stanco che ha avuto da Wolverine Blues in poi. Qui è un Petrov in forma, che è evidentemente ancora in grado di cantare in quel modo. L'album si chiama Splendid Iniquity, registrato ovviamente agli Skosberg, agli Sunlight da Thomas Skosberg, copertina fatta da Zig. Il gruppo in realtà prima di chiamarsi Angerot, o meglio, quasi tutti i membri, o forse tutti i membri del gruppo, prima suonavano nei Suffer, che era stato un gruppo americano che ha fatto uscire un po' di robette piccole, secondo me indipendenti, ma vado un po' a memoria. Hanno fatto, credo, un LP qualche anno fa che non era neanche malaccio, però diciamo un gruppo di non grandissima rilevanza. Si vede che hanno fatto poi amicizie con Petrov, insomma. Sono riusciti a mettere su questo gruppo che ha delle sonorità Swedish vecchie scuola notevoli. Swedish ovviamente, stile Prim Entombed, Dismember, così via, Grave, eccetera. Non sono i primi americani a suonare sta roba, qualche anno fa mi ricordo c'erano stati anche Death Vocation che avevano fatto qualcosa di simile, senza poi in realtà risultati straordinari, ma non ero neanche nel momento in cui questa roba andava particolarmente di moda. Il pezzo però spacca, ovviamente visivamente una merda assoluta, una sorta di CGI, sembra quelle sorte di intro che vengono nei videogiochi di oggi quando si presenta il nuovo scenario, è poi interattivo, insomma, lasciamo un po' perdere, però il pezzo è bello, insomma. Ritornando un attimo al discorso delle etichette italiane, parliamo un attimo di Everlasting Spew, che di recente ha 3-4 mine che ha sganciato nell'arco di pochi giorni.
Il primo forse quello che secondo me è meno interessante, il nuovo pezzo di quella one-man band che sono o è Engulf, questo gruppo di questo gruppo americano, questo Al che probabilmente non ha propriamente, ma poi mi dirà Giorgio, origini propriamente US, anche se nato lì. È uscito su Decibel, quella sorta di sozzeria che è Decibel. Il nuovo pezzo, Misshapen Abomination, è roba un po' dissonante, ultratecnica, ma non eccessivamente, ecco, diciamo, rimane per lo più nel campo del brutal death, un po' come poteva essere quella roba canadese di fine anni 90, vagamente dissonante, ma comunque senza andare a in qualche modo influire su quello che è la componente massiccia di quello che dovrebbe essere questo genere. Cosa che invece è nell'altro gruppo che è stato presentato da poco, sempre sulla stessa etichetta, ovvero gli Infuriate. Infuriate sono un gruppo fatto da, secondo se ho capito bene, veterani comunque di altri gruppi della zona, sempre diciamo Texas. Poi è inutile ricordare che Texas fu la culla di tantissimi gruppi per i fine anni 90. Di un movimento tanto odiato e tanto amato da altri, ovviamente, che girava un po' attorno di Vauramente e gruppi simili. Non per niente c'era Zig che fa la copertina, che era anche uno dei membri principali di quel movimento, di quel periodo. In particolare, diciamo, Infuriate mi ricordano abbastanza abbastanza tanto i Deeds of Flesh, il primo album. Eh sì, esatto, origini che immaginavo. Questo è veramente interessante. Secondo me la copertina spacca, le cose sembrano fatte veramente come si deve. Io questo è una delle uscite che attendo con una certa curiosità, meno comunque di quella che è l'ultimo gruppo annunciato, che sono questi Void Rot di Minneapolis, che cazzo, sono buoni. Quindi bello score, Giorgio, buoni questi, ricordo un po' Wooded Manus, effettivamente, quel gruppo, quella roba Death Doom che va adesso, che non è né completamente Doom né completamente Death Metal, ma è un ibrido ben fuso delle due cose, questi suoni ultra massicci, lentissimi in alcune parti, ottimi, ottimi. E quindi fondamentalmente diciamo, con queste tre uscite direi che l'etichetta un pochino sta iniziando veramente ad arrotondare tutti gli spigoli che gli servono per andare a chiudere un po' tutte le varie angolazioni, i vari aspetti di questi generi più estremi, dal grindcore anche demenziale, no? Con Bird Flesh fino a cose anche un filino troppo avant-garde per i miei gusti. E ricordo, diciamo, l'impronta che sembra voler prendere l'etichetta è quella un po' che aveva Nuclear Blast, Relapse, scusa, meglio, Relapse e Rake, Listenable, etichette che comunque cercano un pochino di andare a pescare nei vari angoli della musica estrema per andare a prendere un po' chicche, soprattutto in questo caso. Un'ottima cosa il fatto che, al contrario di quello che fa il sottoscritto, non vive nel passato e va a prendere a piene mani anche nei gruppi nuovi, insomma, quindi ben fatto e come sempre supporto massimo anche da parte della redazione of One. Nuovo gruppo interessantissimo, meglio, il gruppo non è nuovo, di qualche tempo fa. Però diciamo è una nuova produzione di Invictus annunciata da poco, che è il nuovo album dei Lucifericon. Io suppongo che Lucifericon sia un termine che proviene dal primo pezzo del mini dei Grotesque, favoloso mini dei Grotesque di tanti anni fa. Il nuovo album si chiama Alchemy. Copertina di Adrian Baxter, che ha quello stile assurdo, stile, diciamo, sembrano disegni di tarocchi, un po' deco,
metterò il link qua poi in descrizione perché il pezzo è massicissimo. Loro hanno quello stile un po' all'Angel Corpse, un po' più, diciamo, impastati, un po' più massicci. Forse c'è un filino troppo di riverbero, però alla voce ricordo molto anche quella di Helmkamp. Generalmente Victus tende a prenderci sempre quando va in quella direzione. Ci prende un po' meno quando va nel mondo war metal, come si chiama adesso, ma in quel mondo lì, secondo me ha un ottimo gusto. E il pezzo si chiama Succubus of the 12th Aether, quindi suppongo che sia roba un po' ispirata alla magia di Telemann, eccetera, eccetera. Comunque, stiamo a vedere, perché questo sembra essere uno degli album interessanti dell'anno. Mi ero scritto che c'era anche un nuovo pezzo di Cemetery Urn, gruppo australiano con membri di Belligerent, Abominator, c'è Chris Volcano degli New Moose, che dovrebbero venire a settembre con Necrowreck in tour. In realtà poi non ho trovato un cazzo, quindi non mi ero fatto l'appunto, probabilmente me lo sono sognato. Comunque, il gruppo viene a settembre, andiamoceli a vedere perché se riesco a uscire di casa me li vado a vedere anch'io. Inizio un pochino a tirare le file con le news. Mi è stato chiesto da membri di Neum di promuovere il loro tour, anche se io lo faccio qui, ma il tour è un tour di qualche giorno, di 6 giorni, che si terrà a ottobre tra Svizzera, Germania, Francia e Olanda, un tour con Putridoffal. Chi vuole andare o chi si trova in quei posti lì tra il 15 e il 21 ottobre sa che ci sarà il tour degli New. Un'altra cosa interessante, ovviamente l'album è uscito a febbraio dell'anno scorso, ma il video è uscito solo adesso. Nuovo, scusate, video dell'Immolation, uscito su Metal Injection, video di Unveil the Jackass, ovviamente pezzo mostruoso, album mostruoso, poi loro si conoscono e si sbaglia poco. È uscita, cambiamo ancora discorso, è uscita la copertina del nuovo album che uscirà per Century Media di Crisium, si chiamava Scourge of the Enthroned. Mi fa fa un po' ridere che loro si fregiano del fatto che questo album sarà più analogico, avrà un suono meno macchinoso. Quando sei proprio un gruppo che ha sputtanato completamente il proprio suono dopo i primi dischi, cioè pensiamo a Ageless Venomous e altri, che sembrava di sentire il typing. Ai tempi c'era, mi ricordo, si prendeva in giro il suono della doppia cassa che ricordava il digitale di CQ, di ICQ, che era quello, diciamo, una macchina da scrivere. E quello che sembrava, cioè la gran cassa di Crisium in quel periodo lì, sembrava proprio quello, cioè un gruppo che ha preso malissimo l'evoluzione del suono, che secondo me il periodo di Apocalyptic Revelation era arrivato al top, però hanno voluto un po' esagerare, hanno tirato un pochino troppo anche forse la corda per quanto riguarda tutte queste pennate ipermassicce, questa roba quasi da gruppo hardcore metal a Hatebreed. Boh, sinceramente, nei Crisium, boh, è stata proprio veramente come per un'opera perfetta e darci sopra di digitale. Però comunque, diciamo, loro dicono che il prossimo album sarà ancora, avrà questo stile, sarà ancora un po' più, diciamo, analogico, un po' più pastoso, un po' più umano, diciamo, un po' meno computerizzato, quindi stiamo un po' a vedere. La copertina è ispirata alla mitologia sumera, è stata illustrata da Tare Eliran Kantor, che è uno che ha fatto anche da roba per Testman, mi sembra Exodus, bravissimo, un mostro, un tipo israeliano che vive adesso a Berlino e che comunque lavora per commissioni per grosse case discografiche come appunto Century Media. Si vede un angolino, cambiamo ancora discorso, si vede un angolino della copertina del nuovo album di Bloodbath, di cui non volevo parlare, però i Bloodbath secondo me hanno fatto un mini incredibile all'inizio della loro carriera. Poi ovviamente quando è passato da quelle parti Peter Tangtren, ovvero il Remida al contrario, che tutto quello che trasforma diventa merda, niente, di lì è venuto fuori
tutto il peggio, cioè ogni cosa che poteva combinarsi in maniera peggiore, si è combinata in maniera peggiore, è diventata una sorta di carrozzone inascoltabile. Però, insomma, le premesse ci sono, c'è il cantante dei Paradise Lost adesso dentro, vediamo un po' che cosa ci salta fuori. Per adesso quello che si vede è un angolino della copertina, anche quella digitalissima, una cosa allucinante. Boh. Però diciamo, i grandi elementi per il momento non ci sono per giudicare, stiamo a vedere, è inutile fasciarsi la testa prima di essere la rotta. Una cosa interessante, poi arrivo sono alla penultima, diciamo, news della settimana. Cioè, è uscito il trailer di un nuovo film che dovrebbe uscire, credo in DVD a breve, che si chiama Sunset Society e ha tra gli attori principali, o meglio, come attore principale, Lemmy, che fa il capo di una setta di vampiri, credo nel Sunset Boulevard, comunque diciamo in uno di quei luoghi dove la musica era nata negli anni Ottanta, insomma. E nel cast principale c'è anche Ron Jeremy e altri personaggi dello stesso calibro, quindi sarà sicuramente una figata e secondo me sarà una roba ultra trash. Poi Lemmy aveva lavorato già altri film, secondo me anche molto belli, perché Hardware mi era piaciuto molto, Hit the Rich era una trashata pazzesca per il periodo e mi era piaciuto tantissimo, quindi non vedo perché non dovrà piacermi Sunset Society. Quindi stiamo a vedere un po' quando esce. C'è un trailer che è uscito da poco. Metterò il link qua in descrizione di nuovo e vediamo cosa ci salta fuori. Chiudo, e qua prendo un attimo di respiro. Con il gruppo più pericoloso in assoluto quando si parla. Diciamo, quando si inizia una discussione, quando si intava una discussione, perché è palese che scattino fuori i coltelli, ovvero i Death. Esce un nuovo album dei Death, un documentario chiamato Death by Metal, come uno dei primi demo del gruppo. E esce finalmente in DVD, pare questo venerdì, cioè oggi. Tra gli intervistati si vede anche Kam Lee, Rick Roth, mi pare. Si vede Reifert, sarà interessante un po' da vedere. Io sui Death adesso non mi voglio esprimere troppo, perché so che se parlo poi mi trovo infamato fino alla fine dell'anno. Però diciamo, io ho avuto modo di apprezzare tantissimo un po' il gruppo all'inizio della carriera, era un po' uno dei gruppi con cui sono cresciuto. Poi verso la fine della carriera, diciamo, sono andati veramente un po' oltre le righe, e per fine carriera intendo dal 90, dal 90 e rotti in su, insomma, diciamo già nel 92 mi ero un po' rotto i coglioni del gruppo, però diciamo sì, stiamo a vedere un po' il DVD. Che cosa dice? Io non credo che lo comprerò, però insomma, sicuramente un qualche rip si troverà in giro. E basta. Questa un po' era la carrellata di news che ho trovato poi in giro. Poi se ci sono delle cose che avete da consigliare, mandatemi anche un messaggio o qualche messaggio privato, qualcosa, così vediamo di dare un po' di organicità e un po' più di consistenza a questo esperimento. Allora, una cosa di cui volevo parlare, che non è né una news, prima di passare al passo successivo, alle recensioni, diciamo, dei singoli oggettini che mi sono portato sulla scrivania stasera, è una breve nota, solito, diciamo, discorso, possiamo dire, catartico, con cui sfogarsi un po' dalla merda che cade addosso a noi. Collezionisti, etichette, eccetera, eccetera, in questo mondo attuale. Ed è la tassa di Discogs del 10% che devono pagare quei disgraziati di australiani che vanno a comprare in Europa. Ora, già di base, sti qua per un pacco un po' grosso vanno a pagare 25, 30, 35 euro.
Poi parlo sempre di tariffe italiane, di Poste Italiane, ma non è che con i corrieri vada molto meglio. E pare che adesso abbiano aggiunto una tassa del 10% che dovrà pagare da Discogs direttamente l'acquirente, quindi oltre a pagare, ovviamente questo 10% non credo, di aver capito che non vada sul prezzo della spedizione, ma solo sull'oggetto. Però già il fatto di doverci pagare un 10% di tassa è un ulteriore deterrente perché questa gente venga a comprare da te. Ci aggiungiamo a questo il fatto che sarà da compilare un modulo che non ho ancora capito quanto sarà una rottura di cazzo, però c'è un modulo da compilare tutte le volte che spedisci qualcosa in Australia. Quindi, vabbè, come dire, era soltanto un breve sfogo. Poi se qualcuno ne vuole parlare, ne vuole discutere, approfondiamo ancora un po' la prossima volta. Anche perché poi mi sarebbe piaciuto nella prossima puntata di questa, diciamo, trasmissione, parlare un pochino anche di quelli che sono gli strumenti che servono per capire un po' le valutazioni degli oggetti, in particolare, diciamo, i dischi CD e altri tool che si possono utilizzare online per semplificare un po' e migliorare un po' la ricerca infinita che è quella del collezionista. Poi eventualmente parliamone, adesso vedrò di mettere qualcosa assieme. Io ho un po' di link che utilizzo di volta in volta quando mi servono, poi magari sono gli stessi che usano tutti, però proviamo a metterli un po' sul piatto, vediamo che cosa ci salta fuori. Ora parto con le recensioni vere e proprie e in maniera tipica, anche perché poi non ho preparato tanto a livello di audio, parto con un libro. Che non è neanche un libro strettamente musicale, anche perché questa rubrica, diciamo, video non è precisamente una. Non nasce per parlare solo e esclusivamente di musica, come non lo era nata la fanzine e non lo è giustamente anche il video. Ora qua devo tenere il telefono con le mani perché il libro è grandicello. Questo è un libro carinissimo, interessante, scritto da tale Kailum Batensdal, che è una sorta di guru del digitale, uno che ha lavorato anche con videogiochi, mi sembra Real Tournament a suo tempo nei primi anni 90, che in mezzo alla sua lunga produzione ha fatto anche questo libro, che è un libro dedicato al cinema horror canadese. Il libro è abbastanza massiccio, è edito da questa Arbiter Ring Publishing, sempre canadese, stampato in Canada, ultranazionalisti ovviamente, come sempre, anche se poi non lo vogliono ammettere. Il Canada, oltre ad averci dato Blasphemy, Slaughter e Voivod, ci ha dato anche uno dei più grandi registi del cinema horror che è Cronenberg. Il libro parte dagli anni 70, una sorta di cronistoria del cinema horror canadese. Parte ovviamente con una serie di considerazioni, dopodiché si parte un po' a discutere di quelli che sono stati gli anni 70 e film anche piuttosto rilevanti in ogni senso. Aspetta un attimo che provo a vedere se riesco a fissare sto cazzo di treppiede. Poi adesso ho comprato su Amazon un oggettino che dovrebbe permettermi di essere più comodo e di riuscire a tenere una distanza migliore. Purtroppo per queste volte qua bisogna che ce le becchiamo così le riprese. E dicevo, si parte un po' dagli anni 70, dove c'è uno, il famosissimo film che è stato il capostipite di tutto lo slasher poi degli anni 80, cioè nel decennio successivo, che poi ha ispirato tutto da Halloween a Venerdì 13 e così via, che è stato Black Christmas del 1974. Era un film canadese,
con un finale un po' onirico. Chi non l'ha visto si guardi assolutamente quello del 74, non quel remake di merda che hanno fatto qualche anno fa. Sempre nel 77 c'è stato, adesso vediamo se riesco a, sì, qua diciamo c'è un po', diciamo, faccio fatica a inquadrarlo, però vedo se riesco, vabbè, proviamo a tenerla in mano, poi al massimo traballare un po'. Sì, sti mascheroni, sta roba di cartapesta, i modellini giganti, anni 30-40. Poi dopo c'è stato, pare, un lunghissimo periodo di pausa, fino a quando non si è arrivati poi agli anni 70, appunto con Black Christmas, con il Tracking della Morte, un altro film che consiglio di andare a cercare, che si chiama The Clown Murders con John Candy, che è un vecchio film horror trashissimo, girato veramente con 3 lire, che comunque secondo me è divertente da vedere. Diciamo, il vero cambio di passo nel mondo è fantastico, The Ranger, poi da cui ovviamente è stato preso anche il nome del gruppo svedese dello stesso nome, il film quello su Ezra, che poi era Albert Fish, mi sembra, ispirato da Albert Fish. Black Christmas qua è una still di una, sì, un'immagine presa dal film. Sì, diciamo, graficamente non è proprio la cosa più splendida del mondo. Qua, infatti, vedi, si passa per le varie epoche, lui fa 2 o 3 anni alla volta. Qua c'è un giovane Cronenberg. E diciamo che già negli anni 70 c'è stato un po' il primo impulso a fare queste robe un po' malate. Poi negli anni 80 successe che ci fu un'iniziativa da parte del governo canadese, per cui tutti i soldi investiti nel cinema venivano detratti al 100% dalle tasse, per cui tutti, dai dentisti ai salumieri, investivano anche in produzioni indipendenti, da cui poi vennero fuori tantissimi film slasher horror negli anni 80, tra cui alcuni classici come Prom Night, che in italiano è uscito come Non entrate in quella casa, con Jamie Lee Curtis e Leslie Nielsen, film che io mi guardai secondo me al cinema negli anni 80, assolutamente agghiacciante, però fa parte delle fondamenta, diciamo, di quello che sono le fondamenta di qualsiasi cultura horror che si rispetti, insomma. C'è stato Terror Train, che avevo in casa per caso, e mi sono tirato fuori il DVD, uscito qualche anno fa per una bella etichetta, o meglio, una casa editrice italiana, che faceva uscire questi film horror a basso costo in edicola. Terror Train, film fantastico, questo lo consiglio davvero, con una piccola chicca dell'horror, tant'è che poi in realtà nel libro viene spiegato che ci furono usati tutta una serie di trucchi. Hanno messo questo vagone su delle molle, poi c'era qualcuno che si metteva lì con dei pali e le spostava per creare l'effetto del terreno instabile del treno, girato ovviamente con poche lire, come insegnò il grande Mario Bava decenni prima, di arrangiarsi, diciamo, con i mezzi a disposizione. Poi si parla del compleanno di sangue, il giorno di San Valentino, Delitto al Central Hospital, Il potere del male, Humongous, che è un film agghiacciante, ambientato su un isolotto deserto, con questa sorta di mostro stile Isola del Dottor Moreau. Va visto anche questo, lo consiglio abbastanza. Curtains, che era un film dell'83 ambientato in una
durante i provini per un film, fondamentalmente, dentro degli studi cinematografici. Poi ci sono tutta una serie di curiosità e stranezze che sono raccolte in questo libro. Dal punto di vista, sì, il grafico non è la cosa più bella del mondo. Poi dentro ci sono qualche, c'è una decina di pagine con Rituals, quello di cui parlavo prima, Clan Mardas, quello che dicevo prima. Aspetta, si è bloccato, perché Clan Mardas, che è quello che dicevo prima con John Candy. Un bel oggettino, sinceramente interessante. Chi interessa un po' sapere che cosa succedeva in Canada dall'inizio, diciamo, la storia del cinema arriva fino, diciamo, ai primi anni 2000, è una cosa abbastanza, secondo me, interessante. Rimango nel mondo dello stampato. Dai, facciamo tutto lo stampato e basta, e passo al fumetto. Questa volta ho selezionato un piccolo gioiellino del 1995, ideato e disegnato da tale John Muller, che ha fatto questo Oink, Massacro in Paradiso, uscito nel 95 negli Stati Uniti, da noi è arrivato nel 97, poi un paio d'anni fa ha fatto un Kickstarter l'autore, per dove vende una versione deluxe di questo il suo progetto, diciamo totalmente ridisegnato, però lo stile non è più quello che si vede anche in questa copertina, dove è praticamente un rip-off palese di Beasley. Poi si vede anche dentro, qua c'è la scena bellissima in cui c'è questo tipo che viene crocifisso, insomma. Adesso spiego un po' a grandi linee cosa succede. Il protagonista è effettivamente quello, no, che in gergo viene chiamato un teriocefalo, cioè un umano con una testa d'animale. Oink, in realtà lui all'inizio ha il suo vero nome, è un nome in codice, perché è marchiato da questa società ultracattolica e ultra rigida, ovviamente, parafascista, eccetera, eccetera, dove lui praticamente un giorno, qua c'è questa scena che è fantastica, che fa capire come ogni cosa viene, ok, generata in catena, praticamente di montaggio. Ultra splatter, ultra delirante. Racconta la storia praticamente di questa creatura che piano piano prende coscienza. Viene all'inizio ammazzato un suo collega, che sembra aver iniziato a prendere coscienza dell'essere uno schiavo, perché lui è una specie, sorta di super schiavo mutante grossissimo, che viene mandato a fare i lavori più truci insieme a tutti quegli altri della sua stirpe. E poi dopo lui però prende coscienza e fondamentalmente ammazza tutti. È sempre una premessa che non è male. Scusate, qua non riesco mai a stare stabile. Mi sa che prenderò una qualche cosa per sorreggere il telefono dall'alto, perché la scrivania stessa è veramente impraticabile. Il libro non credo che fosse uscito come una soluzione unica. Secondo me era un paperback, e poi il paperback è stato, sì, secondo me erano quattro numeri originariamente. L'oggetto è ultra gore. Qua c'è una scena bellissima di lui che porta dietro a spasso il porco. Vabbè, poi lo libera, insomma. Stile bisleianissimo. Ovviamente con creature mostruose, picchiate, massacrate a sangue. Questo è quello che viene assunto per ucciderlo e così via.
ovviamente questo fa venire in mente, parlando di Beasley, fa venire in mente ovviamente anche Judge Dredd, un po' tutto quello che era. Poi chi si ricorda anche quell'altro fantastico fumetto che era Marshall Law, diciamo tutta questa sorta di delirio tipicamente inglese in realtà, anche se poi questo era un autore americano che andava un po' di moda in quel periodo. È carino, è uscito da poco la ristampa, questo è un fumetto consigliato, diciamo. Piccola pausa dove parlo un attimo sempre a livello di stampato di una casa editoriale, ma poi in realtà mi voglio recuperare uno dei loro libri e portare una recensione qua una di queste sere. È una casa editrice italiana, un editore indipendente, si chiama Acheron Books, o per dirla all'italiana Acheron Books, specializzata in fantasy diciamo di ambientazione italiana. Pubblicano sia in italiano che in inglese, hanno un casino di roba per Kindle o comunque formato digitale. Io poi sono uno vecchia scuola, mi piace avere la roba in cartaceo, però hanno fatto uscire della roba anche carina. C'è una sorta di fantasy ultra crudo, oppure scusate, molto radicato, diciamo, nella cultura italiana, che si chiama Zappa e Spada, dove parla ovviamente di una serie di situazioni che avvengono in un mondo un po' alla Bertoldo, diciamo, della nostra Italia medievale. C'è un ebrei contro zombie che non ho letto, ma sono curioso di vedere. L'ultimo libro che è uscito, che comunque credo che andrò a prendere, si chiama I Mago Mortis, è la storia di un tizio che ha un potere sovrannaturale, stile mutante, diciamo, che è quello di poter leggere i pensieri, la memoria dei morti che lui sbriciola e si fuma o si sniffa. Viene assunto da un libro ambientato in questi giorni. Lui viene assunto da una vecchia mignotta che negli anni 50 ha perso un'amica e fondamentalmente, da quello che ho letto della sinossi della storia, lui viene assunto per andare a rintracciare, che fine ha fatto il killer della sua collega o comunque della sua amica. Libro di tale Samuel Marolla. Io poi sinceramente non conosco, non ho letto niente di lui, ma ripeto, la prossima volta se riesco me lo porto qui, facciamo la recensione sì. Usciamo un attimo dal cartaceo e passiamo al DVD, poi la roba musicale la tengo precisamente per dopo. Questo è, forse qualcuno lo conosce già, Death Metal Zombies, il film horror della Relapse. Quando la Relapse aveva ancora un po' di gusto e un po' di... non si era ancora completamente fumata il cervello, nel vero senso della parola, era iniziato a perdersi in mezzo a quelle 78.000 miliardi di stronzate dissonanti alla Dillinger Escape Plan. Loro avevano ancora un pochino, vedete, qua si vede, c'è uno dei protagonisti che ha la maglia Relapse. Film ovviamente girato con un budget di 30-40 dollari, immagino, giusto i soldi che servivano per la lacca delle attrici. Ed è la storia di un gruppo death metal che registra questo demo e chiunque ascolta il demo in cassetta viene trasformato in uno zombie, ovviamente fatto con un po' stile Demoni di Bava figlio, Lamberto. Questa è una cosa che secondo me si trova ancora abbastanza in maniera economica. Questa è la versione del decimo anniversario. Io non so se originariamente uscì qua del 2005. Originariamente, infatti, mi ricordo che ne lessi la pubblicità nella metà degli anni 90, non sono mai riuscito a recuperarlo. Poi nel 2005 giù di lì riuscì a trovare online questa copia e me la sono presa, sono riuscito finalmente a vederlo. Il film ovviamente è una cagata atomica, però infatti il gruppo si chiama Living Corpse, il gruppo il cui demo trasforma le persone in zombie, e
La cosa interessante è che ha ovviamente la colonna sonora dei gruppi Relapse del periodo, quindi dei primi anni 90, quindi quando erano ancora un'etichetta non metrosex per hipster con il risvoltino ai pantaloni. È uscito, poi metto giù un link dopo. Questo è un altro punto che mi ero fatto, uno split, un gruppo coreano interessante secondo me, ha fatto uscire qualcosa, o anche qualcosa secondo me in distribuzione. Dicevo, gruppo coreano che secondo me ha fatto uscire qualcosa per Obliteration, si chiamano Sulsa, hanno fatto uscire adesso uno split con Gangren Discharge, tra l'altro casini ovviamente per la copertina, insomma, per distribuirlo lì giù in Corea. Poi possiamo immaginare il posto. Niente, c'è un pezzo nuovo su Bandcamp. Adesso, insomma, metterò il link in descrizione. Altro gruppo di cui metterò il link in descrizione è questo Cystic Lesion in Gangrenous Fallopian Tube, gruppo italianissimo, gruppo Liquid Noise si potrebbe definire. Hanno questa voce, diciamo, ultra gorgogliante, liquida, ribollente, tipica di gruppi come Tumor o Urine Festival, così. Molto più noisy, molto più elettronici. Metterò il link in descrizione, poi chi ascolta sta roba è ovviamente consigliato. Poi quando avrò qualcosa di fisico in mano, se riesco, facciamo anche una recensione fatta meglio. Andiamo avanti, dai, col cartaceo. No, sì, no, sì, no, sì, no. No, questo lo tengo dopo come preview per la prossima puntata, perché è una chicca. Ah. Come la chiami la Relapse dopo il 1998? Quando sono andati via i Mortician, hanno portato via il testosterone dell'etichetta. Allora, questo è adesso, poi in realtà questo non me lo sono pre, non me lo sono questo l'ho preso totalmente a caso dalla libreria e non me lo sono preparato, però si tratta di un volumone Mondadori da questo parla il prezzo ancora in lire, costa 8 euro, diciamo, costava 8 euro, che è una raccolta di creepy. Poi in realtà non è che c'è molto da dire, l'ho presa così a caso perché mi piaceva, ed è una serie di storie horror, stile quelle che poi illustrate. Questa qua era gente scarsa, no? Che disegnava, poi in realtà erano mostruosi. Lavoravano probabilmente per 3 centesimi, ma forse a tempo no, ma adesso lavorano per 3 centesimi. E guarda, qua c'è un tratto che è fantastico, è bianco e nero, questa gente qua lo conosceva veramente bene. E creepy comunque, insomma, ne hanno fatti 150 numeri, poi hanno avuto una storia editoriale travagliatissima, hanno provato a riprenderla. Mi sembra che da poco siano stati ricomprati da un'etichetta più grande che farà uscire. O l'avevo visto qualche tempo, poco tempo fa, hanno fatto uscire una raccolta antologica. Qua c'è, poi si legge alla fine, La rovina della casa degli Asci, questa è ovviamente pirata. C'è una quarantina, sarà una quarantina di racconti. Poi immaginiamo che Creepy erano 150 numeri, la raccolta vera e propria sarà incredibile. Comunque le storie erano fantastiche, erano piene di ispirazione. Magari non tutte, c'era sicuramente qualche fill-in, però questa è una cosa fatta abbastanza bene. Questo è un Oscar della narrativa del 94, secondo me, se uno cerca su internet e può essere interessato, non è che ci sia molto da dire. Era una roba secondo me si piglia con pochi euro. Ok, queste invece sono dispense, per una cosa che non c'entra un cazzo.
chiudo col cartaccio, come ho fatto la volta scorsa, con una vecchia fanzine. In particolare stavolta parlo di una fanza tedesca uscita, non c'è scritto, però a giudicare dalle recensioni che ci sono, secondo me si parla di grosso modo nel 92. Provate a cercare anche gli editori qua di Facebook per chiedere qualcosa, ma non sono sicuro di aver trovato quelli giusti. La Fanta era scritta abbastanza bene per essere 1992, per essere tedeschi non proprio i più grandi conoscitori della lingua. Adesso non voglio confrontarli gli italiani, però gli italiani poi alla fine che scrivevano le fanzine negli anni 90 l'inglese in realtà lo conoscevano abbastanza bene, ovviamente rispetto al resto della popolazione del nostro paese. Poi le cose sono un po' cambiate negli ultimi anni e questa roba scritta da 5 persone, quindi era una fanzina abbastanza compatta, abbastanza massiccia. Intervistone di Agatocles, poi Janhag viene anche assunto per fare una colonna più avanti dove spiega tutta una serie di sue teorie politiche, ovviamente si può immaginare di che tipo. Intervista il gruppo più vicino agli Impelnazarin che posso immaginare, agli Agatocles che posso immaginare che sono gli Impelnazarin, che poi ai tempi erano al massimo della forma. Sì, esatto. Belle recensioni, poi Embryo ristampato da poco da Decrypting in raccolta, diciamo, antologica. Questi erano tutti, questi qua erano fantastici. Nucleo dato ovviamente non quelli famosi ma quelli polacchi. Qui ci sono tutta una serie di interviste del genere con roba come i Black Crucifixion finlandesi, che secondo me non vorrei dire, ma dubito fortemente che ci fosse un gruppo che si chiama Black Crucifixion che era contemporaneo dei Black Crucifixion nello stesso periodo storico, nello stesso paese. Però diciamo, al di là di quelli che sembrano evidenti errori, qua si incazzano tantissimo questo gruppo che si chiamava Auschwitz, poi si può immaginare per il periodo, chissà, al giorno d'oggi. Mi viene in mente anche il gruppo Mengele, mi sembra finlandese erano. Ovviamente intervista Berit, intervista Sadus che non può mancare, intervista Exulceration, un tot di fans del periodo, poi qualcuno sono riuscito anche a recuperarla nel tempo, ma al giorno d'oggi non è più possibile comprare fanzine perché i prezzi, soprattutto di quelle vecchie, sono arrivati a livelli demenziali. Bisogna aspettare che qualcuno le scansioni. Sì, Mengele finlandese, esatto. Mi sarebbe sempre piaciuta la maglietta, però credo che non sia particolarmente politicamente corretta al giorno d'oggi. Non credo che passerebbe il veto dei picchetti fuori dai festival olandesi, insomma. Sì, è Eternal Dia, sempre lo stesso periodo, intervista a Xisma dove c'è. C'era una cosa interessante che avevo letto in sta fanzine con Gianni Toro, adesso non mi ricordo. Vabbè, ovviamente prendere distanze da tutto quello che è palle, porno, gore, eccetera, eccetera. Poi perché invece loro si sono dati su una cosa bellissima, interessantissima, che era quella sorta di death and roll che poi in Finlandia hanno rimasticato in mille modi diversi. Intervista Purtrans, intervista Burzum, anche questa non era male. Qui tra l'altro è abbastanza interessante il fatto che gli chiedono: ma è vero che Roman Semeyam è stato messo in galera perché ha colpito qualcuno con una coltellata? Chiederlo a Burzum, insomma.
il Grifin ha una sua ironia. Dissect the Gates, lo col logo fantastico che erano gli inizi, una cosa era sto logo qua pazzesco. Ma Stesano non fa cagare solo te, conosco tantissimi che li odiano, io sinceramente li ho sempre trovati un gruppo geniale. Poi Flashcrawl, gruppo per Flashcrawl, adesso parliamo un attimo dei Flashcrawl. È stato un periodo a metà degli anni 90 quando tutti gli svedesi si erano messi nell'idea di fare death roll oppure di cambiare completamente genere eccetera eccetera. I Flashcrawl era l'unico gruppo che portava avanti il suono Swedish, anche se erano tedeschi, però portavano avanti il suono Swedish più loro di tutta la Svezia messa assieme. E quindi secondo me è un gruppo che meriterebbe un po' più interesse. Vabbè che poi secondo me si sono incantonati con le Black Mark, che un'etichetta, ragazzi, non ne vorrei parlare più di tanto. Invocator, voi sappiamo che brutta fine hanno fatto il primo disco, esatto, ha cannato il periodo, completamente da tutti gli inizi. Intervista Dead, questa mi era servita quando ho fatto l'intervista della mia fanzine tempo fa, questa l'ha fatto molto bene. And God, che non mi fanno impazzire. Silent Death non sono quelli americani, ma sono un gruppo, ricordo, mi sembra svizzero. Radio Sanity, Posterone, che c'era all'inizio, ovviamente. Questo qua è un altro gruppo svizzero che non erano male, avevo qualcosa in cassetto, un Exhumanator. In mente col tipo grasso che ride, quello riccio, Renzi dietro. Government, Lubricant, quando erano ancora Togo, Blood, inossidabili al giorno d'oggi, buoni già oggi quanto erano buoni 20 anni fa, i Thrash Massacre quando facevano ancora Grind, anche questo era un gruppo che poi ha perso un casino di smalto. Gli Odious, questi qua non sono per niente male, questi in realtà hanno se andate a fare una ricerca di qualcosa, questo qua era un gruppo che secondo me poteva essere interessante. Poi ovviamente non era particolarmente massiccio il suono, non era particolarmente maturo, ecco, però secondo me c'era qualcosa di interessante. Renzi rappresenta secondo me il metallaro col capello corto, che era sempre nei, come il batterista dei Carcass, che è quello sempre fuori asse nella fotografia. Bill Hyatt, che era un gruppo della Madonna all'inizio, ovviamente Nicole Schisma, Miscariage, questo era un gruppo tedesco di quel periodo. Regurgite, Beyond Belief, questo è ancora un altro di quei gruppi cacati pochissimo e misteriosamente underrated. Ovviamente Miasma. Poi c'è un po' di interviste, recensioni di concerti. Intervistona gigante di Disarmonic Orchestra. Apple Shifter, anche questi erano. Che cazzo poi ci facevano? Cioè, se non avessero inciso per Rake, secondo me questi qua non mi sarebbero caccati nessuno. Con Vos qua c'è un bordello di gruppi finlandesi a caccarti adesso. Rotterdam, fantastico. Qui quando fanno parlare il delirio di Anagatocles, dove ti spiega tutta sta roba sul fatto dell'agarchia, il materialismo, eccetera, eccetera. Poi c'è un po' interviste di album del cazzo che erano usciti in quel periodo, Robina come non so, Clandestine degli Entombed, Blazing on the Sky, Urtena, 6-7 pollici e così via. Ci sono anche gli Utomno, The Magus, The Execution e così via. Crossy Crucian, anche questi erano dappertutto, gruppo orripilante. C'è un po' di roba, difatti ho già visto un po' di roba, c'era Upside, Nations on Fire, questi qua sono gruppi hardcore. Un tempo anche Steezway Kid erano un gruppo qua, un tedesco hardcore. Era un periodo in cui insomma le scene erano un po'. Ah sì.
Non li ho sentiti. Extreme Cold Winter, ne ho sentiti. Bobby Symphony inglesi. Ah, ok, questi inverted. Completamente scomparsi, inverted. A cavallo degli anni, fine anni 90, completamente scomparsi. Crusade Afflicted, qua c'è tutta la parte svedese, Mercedes. The Gathering, insomma, dai, primo album lo voglio concedere. Allora, passiamo un attimo al discorso musicale, poi non ho tantissime robe perché mi sono anche reso conto che quest'anno ne ho comprato pochissimo, per motivi abbastanza evidenti non ho dato proprio fondo alle tasche. Questa è quella collection di pezzi demo degli Autopsy, che ovviamente tutti hanno in tutte 57 mila miliardi di versioni, più o meno ufficiali, da Necroharmonica, come si chiamava, From Beyond, l'etichetta sotto etichetta della Displeased, mi sembra che avesse fatto uscire qualcosa, Nuclear World, no, ovviamente, però insomma. Vediamo se riesco a tenerla in mano, però la confezione oggettivamente merita perché è davvero carino. Poi dentro c'è sta cagata della Peaceville, con dentro il loro cazzo di. Hanno speso 40 miliardi di euro per fare il colore Pantone argento dentro dentro una pubblicità da mettere dentro un LP, tra l'altro sigillato, ma. Sapranno poi loro come spendono i loro soldi. E poi c'è questo bel printed inner sleeve con le copertine, due demo. Qui sono un rialzo dell'87, due pezzi presi da un rialzo dell'88. Ovviamente i pezzi di Critical Madness e Motu Death, che tra l'altro poi è stato anche ristampato in un'altra collection, riregistrato di recente. Beh, demo 87 così via. E qui c'è, ah, assolutamente indispensabile. Non so come potevo farne a meno. Però insomma, alla fine, una volta che uno ha una malattia è giusto assecondarla fino in fondo. I primi concerti che facevano con gli ex. E basta, poi in realtà c'è poco da dire, ovviamente, quelle robe assolutamente inutili, vinile ovviamente nero. Non è che voglio tirarlo fuori, tiro fuori, tiriamo fuori. Vinile ovviamente nero e vabbè, insomma, facciamoci spremere per bene, manco il booklet gigante, perché poi è lì in realtà, mettiamo dentro anche su sticker. Cosa dire, i pezzi, non è che posso parlare di pezzi del demo degli Autopsy, dai, non è che posso fare una recensione, cioè che senso, gli Autopsy sono gli Autopsy, insomma. Però invece quello, un'altra trappola che ovviamente mi sono fatto tentare, ma che poi ne parlerò la volta prossima, è questo quadruplo CD con copertone, o meglio, librone brossurato, hardcover pieno di illustrazioni di roba. Questo onestamente è costato qualcosa, ma era un oggetto che, anche se è roba
già vista, già sentita, roba che ne valeva veramente la pena. Poi la prossima volta lo apro e ce lo guardiamo bene, pagina per pagina. Allora, 7 pollici. Uno degli ultimi 7 pollici che ho preso in termini, diciamo, cronologici, sono questi Sangue, gruppo italiano ovviamente, Etruscan Death Metal, usciti per Nuclear War Now, che però in realtà, cazzo, sono due pezzi che sono veramente pieni. Ma quella roba, sì, al giorno d'oggi la chiamano ritualistica, no? Cioè questi suoni un po' alla, come Despel Omega o quei gruppi Noevdia, no? Questa roba tutta convoluta che si riavvolge in questi suoni assurdi. Poi il cantato a volte ricorda anche un po' Attila in The Mysteries, no? Con queste buttate di fuori, con la voce pulita. Sì, roba fumosa, esatto, vorticosa si potrebbe dire. E sono due pezzi, ma boh, questa roba qua è. Non credo che poi mi avevano detto che non avrebbero registrato altro. Comunque è proprio una sorta di progetto temporaneo. Però è fantastico. Ora il vinile, un vinile nero, non sto neanche a tirare fuori dalla sleeve. Però Nuclear War Now non si risparmia, poi mai. Però non, al di là di quando esagera, questa roba qua è abbastanza sobria, ecco. Gamba le illustrazioni. Bello già questo, consigliato. Un bel pastone vorticante, secondo me interessante. Brevissima recensione di questo piccolo furtarello, ovvero il Late Cut 5 pollici della Days of Humanity, con due pezzi più un, in realtà uno split tra Last Days e Mosturbation, o Mosturbation, che poi è un 5 pollici trasparente. Prima volta che ho visto un 5 pollici, secondo me, deve essere stato quando uscì il boxed set di Brutal Truth, del secondo album, che mi hanno fatto uscire una versione con 5 pollici, 6 pollici, 7 pollici, 8 pollici e così via. Sì, qua sono due pezzi vecchi live, è una sorta, la solita truffa per farsi esprimere. Qui ovviamente io regolarmente casco. Sti Mosturbation non sono niente di che. Questa è la versione ristampata, in realtà questa è la seconda stampa, perché deve essere del 2017. C'è una versione, adesso magari dico una cazzata, cioè comunque c'è una distanza di un anno tra una versione e l'altra. Questa è la ristampa. L'altra, che ovviamente per farmi spremere fino in fondo ho recuperato, è molto diversa perché ha la spilla e anche il colore bianco invece che verde, insomma. Però è la stessa roba, stesso disco identico. E vabbè. Solita tourist trap in cui devo cadere ogni volta. Come LP, diciamo che mi tengo almeno un LP da recensire alla settimana. Questo è un disco che in realtà è del 2017, però secondo me andava recensito perché è una delle robe più assurde, più incredibili uscite negli ultimi anni, che è questo
debutto album dei Tetragrammaside su Iron Boned. E oddio, qua ci sarebbe da dire tutto il contrario di tutto. Questo è un gruppo indiano, come anche Kappala, che poi secondo me ne parlavo qualche tempo fa. Sì, ma in realtà nel suo modo iconoclasta, ho sentito di peggio, ecco. Mi fa più cagare in Nirvana, ecco, di Young Signorino. No, dicevo, questo è un gruppo di cui si può dire tutto e il contrario di tutto. Sono un gruppo pazzesco. Hanno un po' l'eredità, no, canadese. Si sente fortemente, secondo me, l'influenza dei primissimi Voivod, quelli dei primi due album, no? Quella parte futuristica, però abrasiva, sporca, è più una fantascienza, non la Hawkwind sognante, ma è più una fantascienza, come si può dire, marcia, nel senso. Dilegata al decadimento della proiezione nel futuro. E, dicevo, si sente secondo me fortemente questa influenza, che poi dopo ha dato anche origine negli anni anche tutto il filone J. Reid con Revenge e così via. Ovviamente, insomma, Revenge, Conqueror, gruppi del genere sono i primi che saltano in mente a sentire sta roba. Non hanno quella vena totalmente noise che hanno i Kappala. Sono più suonati, ma allo stesso tempo sono un muro totalmente, potrei dire, incoerente, ma hanno una sorta di flusso, hanno una sorta di logica che però non si capisce. Tu vieni trascinato in questo muro di suono, sono dei pezzi di 6 minuti, e questi qua fanno di tutto, fanno un casino infernale. Questi sono proprio i tipici. Quella tipica roba che fa impazzire, ecco. Mi piace anche molto questo loro modo di buttare insieme cose diverse. Parlano di, mi sembra, di Yog-Sothoth, di Ugot, o comunque di roba Lovecraftiana mescolata, il nome stesso del gruppo, no? Da Tetragrammaton, le quattro lettere ebraiche che rappresentano il nome di Yahweh e così via. C'è un po' di tutto, ovviamente mescolato, io spero, nella maniera più adolescenziale e ignorante possibile. Un po' come facevano i Morbid Angel all'inizio, quando mettevano dentro roba satanica, roba Lovecraftiana, roba junghiana, tutto assieme, ecco. Copertina, scusa, booklet spessissimo, con un layout abbastanza assurdo, pieno di sti simbolini a cazzo, secondo me inventati. Hanno queste robe sempre lisergiche in mezzo. Poi c'è anche della roba indiana scritta dentro, suppongo. Non la saprei sinceramente riconoscere. Queste cose qua che non hanno assolutamente senso, sono bellissime. Il gruppo comunque sì, cioè è difficile trovare veramente qualcosa che ci possa somigliare. Sembra una versione drogata e diciamo psichedelica dei. Sì, di un gruppo come Revenge, per esempio. Questo secondo me è uno dei più bei dischi usciti nel 2017, assolutamente avuto. Io cazzo me lo sono perso, avevo sentito il mini che era uscito prima mi sembra sempre per Iron Boned, poi avevano fatto anche un three-way split, mi sembra, però ufficialmente, diciamo concretamente, c'era un EP che era uscito prima per Iron Boned, ovviamente quello cannato completamente. Questo qua me lo sono preso alla lunga, mi piacerebbe averlo in LP, però insomma ce lo cucchiamo in CD, così ce lo ascoltiamo anche in macchina a palla quando si va a lavorare, così arriviamo ben incazzati sin da subito, sin dal primo momento. E niente, basta, direi che io per stasera ho finito.
C'ho un po' di idee per la prossima volta, vedrò di fare qualcosa di un po' più organico, metterò un po' di link in giro. La prossima volta faccio la recensione di questo splendido film degli Sgorbions, che ovviamente non può mancare. Fantastico, insomma. Sono comprato negli Stati Uniti non a questa cifra, grazie a Dio, però è piccola chicca. Va bene, buona serata. Se volete che recensisca qualcosa in particolare, chiedetemelo e ci do un occhio. Prossima volta magari prendo anche qualcosa di tra le vecchie cassette o tra le vecchie release, così si parla anche di qualcosa di primi anni 80, di primi anni 90, fine 80, perché poi primi 80, insomma, non è che abbia tantissima roba da cui scavare. Fine 80, primi 90 sicuramente sì. Alla prossima, bye.